vai, batti le 5, disinvolto, eh. Ultima tappa, Pisa! Oggi incontreremo dei nostri amici, la torre è sempre magica, per Nuri la prima volta, eh? 6 ore per fare una foto con una gamba così tirata in su, dopo ve la linko, vi faccio vedere, però ce l'abbiamo fatta. Nel frattempo mi mangio viverini, tenere la linea. Enjoy! Allora, eccoci qua al Campo Santo, detto anche da D'Annunzio, la Piazza dei Miracoli. La Torre di Pisa, forse non sapete, ha 293 scalini, ma soprattutto la cosa un po' più particolare che tanti non sanno, generalmente le torri non sono situate così lontane dalla cattedrale, come avete ben vedendo, ma generalmente sono sul fianco o sulla facciata centrale della cattedrale. Nel complesso di Pisa ci sono altre piccole torri che effettivamente ritraggono la stessa situazione. Torre di Pisa, torre del 1100, una torre importantissima in tutto il mondo, è stato richiesto anche di inserirla insieme alle altre 7 meraviglie del mondo. E la Torre di Pisa tutt'oggi è un simbolo nazionale, un simbolo mondiale, più di 20 anni è rimasta sotto restauro. Infatti la storia narra che sostanzialmente arrivata al terzo piano di questa torre, la torre ha iniziato a cedere, in quanto purtroppo il terreno era fatto da argilla molle, e questo è il motivo per cui ha iniziato a cedere. Però oggi, diciamo, con delle tecnologie sono riusciti a mettere del piombo in contrappeso alla pendenza e di conseguenza sono riusciti a ridurre di un pochino la pendenza, però tuttora è sempre sotto controllo. E Gabriele D'Annunzio disse che questa era una piazza miracolosa e quindi lui la chiamò Piazza dei Miracoli. Credo che la mia prof di storia dell'arte oggi sia contenta. Potrei andare avanti con la spiegazione, ma vi consiglio di venire qui e farvi fare una bella guida da una guida turistica. Leggenda narra che Pisa è stata fondata da dei profughi troiani scappati dall'omonima città. Troviamo adesso vicino al ponte di mezzo, eccolo qua, guardate. Stiamo andando a trovare un nostro caro amico, che leone, eh? Che tante volte mi dici, non mi passi mai a trovare. Ho avuto paura che li furassi le ruote, ragazzi, sono finito. Ah, questo qui è Piazza Caragamba Corti e Pisa è Piazza La Pera, perché al centro è situata La Pera, che dopo vedremo in fondo a questa strada di marmo. E era il mercato ortofrutticolo più famoso e importante di Pisa, era al coperto addirittura la piazza prima. Sotto, cioè, abbiamo detto, c'è la caverna, la caverna di Batman. La caverna, una chiesa, no. Tetta, caverna di Batman. No. Sotto c'è una chiesa? Sotto c'è una chiesa, sì. Ma scusa, non si può visitare? No. La, senti che c***oni, la aprirono, cioè lo sapevano che c'era una chiesa, lo sapevano. Tutti, c'è una chiesa, ferma, apriamo la piazza, scaviamo. Ok, abbiamo visto che c'è una chiesa, ritappiamo tutto. Perché prima era tutto. Ah, beh, sembra logica come cosa, no? Allora, questa è la pera di cui ci stava parlando prima Valerio, che era nel mezzo alla piazza, sostanzialmente. Ma io ti dico la verità, mi aspettavo una roba immensa. In realtà è bellissima. Ma che bella! È etrusca, mi hai detto? Sì. È etrusca, vedi te. Castelletto Vaglie, c'era sempre un mercato di, come potete vedere, però sostanzialmente di frutta, verdura, c'era. E poi c'è anche lui, che bene a vedere a me tanto. Sì, grande. Ciao bello! Siamo noi, ma? Bombara, una delle piazze più storiche, purtroppo trattata e tenuta malissimo. E qui ci hanno girato una scena del film famosissimo. Se non avete visto, guardatelo, Ovo Sodo. Aspetta. Non so che cos'è la cecina. Allora, la cecina, io non so cosa sia la cecina, scusatemi. Pasta di ceci, ok? Cotta nel forno a legna, possibilmente. E quindi farina di ceci, perdonami. Olio, sale, e viene fatta così, gialla, buonissimo. Quindi, 4 pizza, cecina, e via. E via. Non so se la vedi, ok? La torretta.
quella la torre del Conte Ugolino. Oh. Piazza dei Cavalieri è una delle piazze più importanti d'Italia, ragazzi, eh. Qua non si scherza una mazza, eh. Lì c'è la scuola universitaria. Reggo, io reggo niente. Cioè? Cioè sto così con la torre. Aspetta. Sì. Così sto. Io intanto faccio finta. Vai, 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 batti le 5, disinvolto, eh. Te lo dico piano. Pisa, Monello. Va bene ragazzi, noi vi salutiamo con questo vlog fantastico, abbiamo passato un bellissimo pomeriggio a Pisa, amici, e ci vediamo al prossimo. A Lucca. A Lucca, sicuramente andiamo a Lucca. Quindi, ciao.